c'è una cosa che tutti si ricordano, almeno fra quelli che l'hanno guidata, della vecchia RS5 è il motore, vuoto, 4200 aspirato. Il sound, la simultaneità fra pensiero ed esecuzione e gli oltre 8000 giri di regime massimo. Bene, quel motore purtroppo non c'è più e ha lasciato il posto a un V6 biturbo 2009. Una scelta presa per andare incontro alle normative antinquinamento, e non all'interno della sola Audi, ma ovviamente di tutto il gruppo. Questo 2009 è infatti stato sviluppato con Porsche, che lo utilizza per esempio sulla nuova Panamera. In ogni caso aumenta la coppia e cala il peso, solo di motore sono 31 kg in meno, 60 in totale su tutta la macchina. Quanto alla trazione è integrale e funziona con tre differenziali, ripartizione 60% dietro e 40% davanti, ma in certe condizioni dietro può arrivare fino al 70% della coppia. Insomma, sulla carta c'è tutto per non far rimpiangere la vecchia RS5. C'è anche un telaio che già si è fatto apprezzare parecchio sulle versioni normali. Certo, bisogna sempre tener presente che si tratta di un Audi, che non è l'R8 e che quindi i traversi non sono nel suo DNA. Però l'avantreno a 5 bracci, le sospensioni posteriori multilink e il differenziale posteriore meccanico a slittamento limitato sono stati pensati, così dicono gli ingegneri Audi, prima di tutto per il massimo piacere di guida. E quindi io comincio da qui, dalle curve. Come vi ho già detto, non avrebbe senso pretendere che Audi si dimentichi di essere Audi, e quindi l'RS5 è prima di tutto facile e intuitiva. Facile e intuitiva però non vuol dire né noiosa né soprattutto sottosterzante. E se è vero che la sicurezza viene prima di tutto, è vero anche che con l'SP spento in pista i traversi si possono davvero fare. Dato però che il test driver era su strada e che i poliziotti non gradiscono il genere, non mi sono spinto a tanto. Anche perché per farlo su strada, quando i limiti di aderenza sono tanto alti come sull'RS5, significa giocare alla roulette russa. Ci si può divertire rischiando molto meno, godendosi il piccolo aiuto che dà il posteriore nel chiudere le curve, sia quando si rilascia il gas, sia quando in uscita lo si sta schiacciando a fondo. Insomma, il punto forte della nuova RS5, che è poi un po' quello di tutte le Audi, anche le più sportive, è quello di potersi divertire in sicurezza. Anche perché non c'è bisogno di staccare l'SP, che in modalità Dynamic è molto permissivo e permette di divertirsi. Mi è piaciuto tanto anche lo sterzo, che non è dei più pronti né dei più pesanti, però è molto ben comunicativo e permette di capire quello che sta succedendo sotto le ruote anteriori, che è poi la cosa più importante su una sportiva. Che la RS5 non sia una macchina estrema lo si capisce anche dal look. Con colori scuri, per esempio, solo i cerchi molto grandi fanno capire che questa non è un'Audi normale, perché per il resto sì, le griglie anteriori sono più grandi e il contorno della mascherina è nero invece che cromato, ma si tratta di dettagli che solo gli appassionati riescono a cogliere. Idem il doppio scarico ovale nero. Si nota, certo, ma il fatto che sia dello stesso colore della fascia inferiore del paraurti fa capire che i designer non volevano esagerare. A proposito, guardate quel profilino sulla coda. Serve ad aumentare il carico aerodinamico alle alte velocità, e sulle A5 coupé normali non c'è. Qui sì, ma anche lui si nota appena. Alla fine l'elemento più eclatante del design sono i passaruota bombati, comunque ben integrati, al punto che se non conosci com'è fatta la 5 normale potresti quasi pensare che questa macchina nasca proprio così. In realtà appunto sono maggiorati per ospitare carreggiate e cerchi più larghi. Se il design e il carattere della macchina sono quelli di un Gran Turismo, ancora di più lo è l'abitacolo, che ripropone tutta, ma proprio tutta, la cura Audi per il dettaglio, anzi forse anche di più, un'attenzione maniacale che si ritrova nella scelta dei materiali e per esempio nel pandan che c'è fra le cuciture dei sedili del volante e la tinta della carrozzeria. Ovviamente sono morbide e persino belle da vedere le plastiche, sono perfetti gli assemblaggi e sempre azzeccati gli accostamenti delle superfici, delle cromature e dei vari profili. Non poteva ovviamente mancare anche qui il Virtual Cockpit, cioè il pannello digitale completamente personalizzabile nelle schermate per visualizzare o la navigazione quando si sta viaggiando con tranquillità, oppure i parametri vitali, chiamiamoli così, della macchina, tra cui anche l'accelerazione G. Uno sfizietto non male, soprattutto tra le curve. Ok, ma una macchina così non si compra per andare in prova speciale. Se state andando ad un appuntamento galante, ci arrivate freschi, profumati e rilassati, quasi come su una 8. Grazie infatti agli ammortizzatori a controllo elettronico, in modalità comfort, l'RS5 assorbe di tutto e senza scossoni. Mentre la gran coppia e il cambio automatico a 8 rapporti, a proposito si tratta dello ZF con convertitore di coppia e non più del doppia frizione della vecchia RS5, tutto ciò, dicevo, fa sembrare quasi elettrica l'erogazione del V6. E non poteva che essere così del resto.
posto, con 600 Nm disponibili già a 1900 giri. Se poi avete dei figli, magari non tutti in famiglia saranno d'accordo con la scelta di una coupé, ma potete vendervi bene il fatto che qui sotto ci sono 465 litri di capacità di bagagliaio. Non solo, ci sono anche due pratiche leve per abbattere gli schienali posteriori e aumentare la capacità. Quanto all'abitabilità, non è per niente male, ci sono centimetri in abbondanza in tutte le direzioni. Ovvio, come su tutte le coupé, bisogna fare un po' di fatica per salire a bordo. Insomma, se volete adrenalina a chili dovete andare sulla trazione posteriore e quindi su BMW M4 Coupé o Mercedes C63 AMG Coupé. Oppure anche, perché no, Alfa Romeo Giulia quadrifoglio, che in versione coupé certo non esiste, ma ci siamo capiti. Questa macchina di emozioni ne regala comunque parecchie, ma più alla portata e più in un certo senso in sicurezza. Prezzo 89.900 euro. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. Motorone.com is coming.